Il ministro del lavoro De Michelis ha consegnato ai sindacati il progetto di riforma delle pensioni, dissensi sull'età pensionabile e sul tetto. La Bulgaria ha concesso la grazia a Paolo Farsetti, da 2 anni in carcere a Sofia dopo la condanna per spionaggio. Lo attende in Italia Gabriella Trevisin, che fu scarcerata nel maggio scorso. Tragico bilancio in Cile delle manifestazioni popolari contro il regime del generale Pinochet. 4 i morti per le violenze dei militari, numerosi gli arresti. Il leader sovietico Chernenko è riapparso in pubblico per una cerimonia al Cremlino. Dalle immagini televisive sembra stanco e ammalato. Mostra del cinema di Venezia, Claudia Cardinale con l'interpretazione di Claretta Petacci si candida al premio per la migliore attrice. Buonasera, il progetto del governo per la riforma delle pensioni è ai nastri di partenza. Il ministro del lavoro De Michelis ne ha discusso stamane con i sindacati, che avevano protestato per non essere stati consultati quando un mese fa il Consiglio dei Ministri approvò le linee generali del disegno di riforma. Nell'incontro di oggi alcuni problemi sono stati chiariti, su altri punti è rimasto il dissenso, una serie di aspetti tecnici verranno poi approfonditi in un secondo incontro di esperti. De Michelis e CGIL e CISL e UIL si sono trovati però d'accordo sulla necessità che il governo approvi al più presto un proprio progetto di riforma delle pensioni, il Consiglio dei Ministri lo farà con ogni probabilità la prossima settimana, per portarlo poi all'esame del Parlamento insieme con le proposte elaborate da alcune forze politiche. Vediamo i contenuti principali della proposta del governo. L'età per andare in pensione verrebbe gradualmente portata a 65 anni per tutti, un livello che i sindacati giudicano troppo elevato. Si profila un sistema pensionistico costruito su 3 livelli, una parte della pensione regolata da normative uguali per tutti, una parte integrativa che ogni categoria potrà darsi e che sarà gestita dall'INPS, una terza parte che i singoli potranno costruirsi individualmente, come già avviene oggi. Per la prima fascia di pensione viene fissato un tetto di retribuzione pensionabile di 24 milioni lordi, che significa una pensione massima di 19 milioni e 200 mila lire annue, proprio per favorire la costruzione di pensioni integrative di categoria. L'ammontare di questo tetto viene però considerato basso dai sindacati. Per il calcolo della retribuzione pensionabile, il progetto di De Michelis parla di una media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro, mentre i sindacati chiedono che si scelgano i 5 anni migliori degli ultimi 10. C'è poi un dissenso netto tra De Michelis e CGIL e CISL e UIL per l'applicazione della riforma. CISL e CGIL chiedono che interessi solo chi comincerà a lavorare dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. La UIL sollecita una omogeneità progressiva di tutti i trattamenti. Il ministro del lavoro intende invece applicare la nuova legge subito a tutti, facendo salvi i diritti maturati negli anni scorsi. Io credo che il consenso principale sia quello che tutti riteniamo, governo, sindacato, sulla necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma e di non perdere ulteriore tempo, pena la bancarotta del sistema previdenziale. Questo mi pare il punto essenziale. Quindi bisogna cominciare a discutere, e bisogna cominciare a discutere nella sede in cui è possibile poi prendere la decisione, cioè il Parlamento. Questa è una materia complessa, è inevitabile che esistano posizioni differenti, è inevitabile che ciascuno svolga il suo ruolo. Il governo, che deve pensare anche al futuro di lungo periodo, perché rappresenta in questo caso gli interessi della nazione, ha soprattutto un'esigenza da difendere, che è la coerenza massima e il rigore massimo della proposta di riforma. Se sarà necessario poi per avere l'approvazione fare delle mediazioni politico-sociali, le faremo, ma partendo da un quadro che sia molto rigoroso e molto coerente. Il segretario della CISL Carniti ha chiesto ai segretari della CGIL Lama e della UIL Benvenuto di assumere una comune posizione critica sul referendum del Partito Comunista contro il taglio dei punti di scala mobile. Se i segretari della CGIL e della UIL condivideranno l'orientamento della CISL, Carniti proporrà allora una riunione delle segreterie delle 3 confederazioni per una ripresa dei rapporti unitari e per definire un progetto di politica sindacale. In agosto, secondo i dati ufficiali resi noti oggi dall'Istat, l'aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,3%. Su base annua, l'indice dei prezzi, che a luglio era stato del 10,5%, in agosto è sceso al 10,4%. Si tratta del livello più basso registrato quest'anno e si conferma quindi il rallentamento dell'inflazione.
Dopo aver sfondato ieri il muro delle 1.800 lire, il dollaro ha segnato oggi un nuovo forte progresso, raggiungendo le 1.815 lire e 25 centesimi, quasi 13 lire più di ieri. Il dollaro si è rafforzato anche rispetto al marco, al franco francese e alla sterlina. Da Sofia, una notizia sorprendente. Paolo Farsetti, l'impiegato da Rizzo condannato in Bulgaria a 10 anni di reclusione per spionaggio e rinchiuso in questo carcere, ha ottenuto la grazia. Dopo Gabriella Trevisin, rientrata in Italia alla fine di maggio, anche il suo compagno torna dunque in libertà. Uscirà di prigione dopodomani. Si chiude così una clamorosa vicenda cominciata il 26 agosto di 2 anni fa, quando la coppia Farsetti-Trevisin, in vacanza in Bulgaria, fu arrestata con pesanti accuse. Il Consiglio di Stato bulgaro ha informato il nostro Ministero degli Esteri che Farsetti ha avuto il provvedimento di clemenza nella ricorrenza del 40° anniversario della rivoluzione bulgara, che sarà celebrato domani 6 settembre. Le autorità di Sofia hanno sottolineato che la grazia è stata accordata sia per motivi umanitari che per ragioni politiche connesse allo sviluppo dei rapporti tra i due paesi. Uno sviluppo, ritengono in Bulgaria, che dovrebbe comprendere, evidentemente, la vicenda dell'inchiesta italiana sull'attentato al Papa. La decisione di scarcerare Farsetti avviene proprio alla vigilia del previsto rinvio a giudizio delle persone coinvolte nell'istruttoria del giudice Martella. Quali saranno ora gli sviluppi? È difficile ipotizzare una prossima liberazione di Sergei Antonov, il funzionario delle linee aeree bulgare arrestato sotto l'accusa di complicità nell'attentato. Le autorità di Sofia, è l'ipotesi più accreditata, ritengono di potersi avvantaggiare di questa mossa ottenendo magari una distinzione rispetto a quella di Antonov delle posizioni giudiziarie di Ayvazov e Vassiliev, i due diplomatici a loro volta coinvolti nell'inchiesta. In questo modo si eviterebbe, almeno ufficialmente, di chiamare direttamente in causa le responsabilità dello Stato bulgaro. La vicenda dei rapporti Italia-Bulgaria rimane, comunque, ancora aperta. La notizia della grazia e quindi della prossima liberazione di Paolo Farsetti è stata accolta con comprensibile gioia dai suoi familiari e da Gabriella Trevisin. La decisione, hanno detto ad Arezzo i parenti di Paolo Farsetti, ci ha preso alla sprovvista. Ci aspettavamo un atto di clemenza, ma non così presto. Anche il sindaco della città ha espresso la sua soddisfazione. Felice e commossa Gabriella Trevisin, come dicevamo, quando ha saputo della grazia a Paolo, ho provato una gioia stupenda, incredibile, ha detto. Sono così felice, ha concluso la ragazza, che quando Paola tornerà gli chiederò di sposarmi. E passiamo alle notizie dall'estero. In Cile il governo del generale Pinochet sembra ancora una volta deciso a usare la mano pesante per stroncare la protesta popolare. Ben 4 persone sono morte ieri nella prima della serie di giornate di protesta popolare indette dall'opposizione. Ci sono stati incidenti non solo a Santiago, ma in tutte le principali città cilene. Sensazione ha destato la morte di un sacerdote francese, André Jarlin, viceparroco di uno dei quartieri più poveri della capitale. Sembra che il sacerdote sia stato assassinato a sangue freddo da un'organizzazione paramilitare mentre cercava di portare soccorso a un giovane gravemente ferito negli scontri, deceduto poi all'ospedale. Le notizie sui risultati politici degli scioperi di ieri e di oggi sono contrastanti. Il governo parla di fallimento totale della protesta popolare e afferma che il paese ha funzionato normalmente, anche se da queste immagini ci sembra il contrario. L'opposizione sostiene invece che ogni attività è rimasta paralizzata. Il governo sembra comunque deciso a stroncare la protesta mettendo il bavaglio ai mezzi di informazione. 4 settimanali sono stati chiusi dall'inizio della settimana e 2 emittenti radiofoniche hanno dovuto sospendere l'attività a tempo indeterminato. Contro questi metodi brutali usati da Pinochet si sono levate voci di protesta da tutto il mondo. Da parte italiana, il presidente della Democrazia Cristiana Piccoli ha inviato un messaggio di solidarietà a Zaldivar e agli altri leader democristiani cileni arrestati e poi rilasciati durante la protesta. Il segretario della Democrazia Cristiana De Mita ha affermato che le dittature in Cile come in altre parti del mondo picchiano sempre duro sui cristiani che operano in campo sociale e politico e che fedeli ai loro valori difendono i principi della democrazia e della libertà. Cerminco è riapparso al pubblico. Lo abbiamo visto in televisione, nel telegiornale sovietico della sera, questo che vedete anche voi, ripreso durante una cerimonia in onore degli astronauti sovietici. Ha consegnato loro delle medaglie e ha pronunciato un discorso auspicando un accordo con gli americani per impedire la militarizzazione dello spazio. Non ha fatto però alcun cenno all'analoga proposta di Reagan e al concreto invito americano per un incontro entro il mese a Vienna.
Chernenko ci è apparso più o meno nelle condizioni di prima, cioè di quando lo abbiamo visto 2 mesi fa. Un po' malandato e afflitto da un asma che gli rende difficile il parlare e penoso per gli altri l'ascoltarlo. La riapparizione in pubblico di Chernenko stronca solo parzialmente le voci di un aggravarsi del suo male. Sembra confermato, anche se non ufficialmente, che Chernenko, colpito da malore a Sochi sul Mar Nero, dove si trovava in vacanza, sia stato trasportato segretamente a Mosca. Ricoverato nell'ospedale riservato ai dirigenti del partito, è stato rimesso in condizione di muoversi e lavorare, ma non sappiamo fino a qual punto è in grado di dirigere pienamente il partito e lo Stato. Quando sono pessimi i rapporti tra le due grandi potenze, non possono essere buoni quelli tra le due Germanie. Più i tentativi di dialogo sono spettacolari, maggiore il rischio del fallimento. Il no di Honecker conferma dunque quanto già si sospettava. All'est, ma forse da nessuna parte, le interpretazioni troppo personali di una linea generale non sono richieste. Honecker ovviamente non è il buon tedesco vittima permanente del russo. Esiste anche un Honecker di annata cattiva, intorno al 1980, duro e grintoso nei confronti di Bonn. Ma il Honecker del 1984 si è mosso con coerenza e, conoscendo soprattutto i termini del dibattito intercomunista sconosciuto in Occidente, ha pensato di poter allargare il proprio spazio. Ritenterà, anche ricevendo una delegazione giapponese, egli ha sottolineato la necessità di preparare ora meglio la visita presso Helmut Kohl e di pensare a risultati concreti. Il cancelliere Kohl oggi difende i suoi. L'opposizione critica il governo, avrebbe offerto perlomeno il pretesto per disdire l'appuntamento. Kohl, svolgendo normalmente i suoi impegni, non si stanca di ripetere che la vera o presunta scortesia di Bonn in realtà è poca cosa di fronte agli attacchi massicci della stampa sovietica, che anche oggi continua la campagna accusando Bonn di militarismo, di revanchismo. Il governo si è riunito oggi pomeriggio per esaminare la nuova situazione. Anche qui la parola d'ordine: continuare il dialogo intertedesco nell'interesse delle due parti, della Germania, nell'interesse dell'Europa. Torniamo alla politica italiana. C'è stato oggi qui a Palazzo Chigi, da dove vi parlo, un primo vertice dei ministri finanziari per definire la manovra economica del governo. Di cosa si è discusso in pratica? Dei criteri e delle misure da inserire nel bilancio dello Stato e della legge finanziaria che il governo conta di presentare puntualmente all'esame del Parlamento, vale a dire il 15 ed il 30 di settembre. I ministri Goria, Visentini e Romita, che ora vedremo anche nelle immagini, hanno spiegato che si è trattato di una prima presa di contatto alla quale seguiranno altri incontri dopo che il ministro Visentini farà conoscere l'entità delle entrate. Comunque i criteri di fondo paiono essere sostanzialmente questi. Intanto il contenimento del disavanzo, possibilmente al di sotto dei 100.000 miliardi, rispetto dei tetti di spesa e consolidamento della ripresa intorno al 3%, e poi i tagli, punto dolente in quanto si tratta, come sapete, in pratica di ridurre le spese, tagli che dovrebbero riguardare la sanità, il pubblico impiego, i trasferimenti di capitale agli enti locali e più in generale il settore pubblico allargato. Quindi il governo intende lavorare con questi criteri. Intanto nel pomeriggio Romita ha incontrato i rappresentanti delle regioni per conoscere le loro richieste. Le regioni, sapete, si lamentano perché ritengono insufficienti i fondi per la sanità e i trasporti. Quanto alla situazione economica generale, Goria, che vedete nelle immagini, ha detto che è sotto controllo e che non c'è alcuna contraddizione fra l'ottimismo espresso da Craxi e l'aumento del tasso di sconto. Infatti la sua applicazione vale proprio a frenare, dice Goria, la crescita della domanda interna per evitare che essa poi si ripercuota sui prezzi. Insomma, dice il ministro, ci sono evidenti segni di ripresa e la manovra è puramente congiunturale. A proposito del tasso di sconto, i comunisti, che giudicano negativamente la decisione, hanno chiesto che Goria riferisca al Senato, come pure il ministro altissimo, sui prezzi. Contrari al provvedimento anche i Missini, Rubinacci sostiene che la crisi economica non si può affrontare soltanto con strumenti monetari, occorre, dice semmai, una seria politica economica, industriale e commerciale. Quanto ai rapporti fra le forze politiche,
da sinistra, il comunista Occhetto torna a ripetere che Partito Comunista e Democrazia Cristiana sono forze alternative fra loro e che De Mita, dice Occhetto, punta a fare del Partito Socialista una pedina del pentapartito diretto poi dalla Democrazia Cristiana. La vicenda sarda, dice Occhetto, confermerebbe questa scelta e Occhetto fra l'altro dà la notizia che è stata superata la cifra delle 500.000 firme per il referendum contro il decreto che taglia la scala mobile. Nella maggioranza ancora scontri polemici per permanere sullo sfondo appunto della questione della regione sarda. Poco fa il responsabile socialista degli enti locali, La Ganga, ha rilasciato una dichiarazione in cui, mettendo da parte le polemiche, esprime la preoccupazione e l'irritazione del PSI per quello che ha definito le suggestioni separatiste del Partito Sardo d'Azione. Uguale preoccupazione sarà espressa domani in un fondo dell'Avanti. Ma il tema dei rapporti fra le forze di maggioranza è stato oggetto anche di riflessione al convegno democristiano di San Pellegrino. Vediamo appunto questo servizio. A San Pellegrino la Democrazia Cristiana è tornata a 20 anni di distanza per rivisitare la riflessione e il metodo di Moro nell'affrontare i grandi temi della società italiana per capire e preparare il futuro. Ma questa riflessione sui grandi temi si intreccia anche con la realtà politica quotidiana che oggi, diciamo così, ha avuto il sopravvento con l'intervento di Forlani. Il vicepresidente del Consiglio ha detto in modo pacato ma molto fermo che non bisogna interrompere l'esperienza di governo, la collaborazione in atto, che bisogna bandire le polemiche pretestuose e che quando la Democrazia Cristiana fa valere giustamente le sue ragioni lo fa per riconfermare il valore della collaborazione e della integrazione a livello di governo tra forze diverse, perché appunto la collaborazione deve proseguire e realizzare il programma nel tempo che gli sarà necessario. E dice Forlani, è giusto aspirare al nuovo, essere in qualche modo insoddisfatti di una situazione che va migliorata e sviluppata, ma questo è proprio l'impegno che la DC pone perché la collaborazione a 5 vada avanti. C'è ovviamente un riferimento in questo, in quanto detto da Forlani, anche alle polemiche recenti sulla giunta di Sardegna, rispetto alla quale sia De Mita che Piccoli hanno in qualche modo confermato le ragioni della Democrazia Cristiana, gettando però acqua sul fuoco, dicendo cioè che si tratta di una coerenza delle ragioni della collaborazione e della solidarietà tra i 5 partiti da parte di tutti. E il convegno di San Pellegrino ha un po' risentito di questo riferimento immediato, anche se soprattutto con le relazioni di Ardigò sui temi della società italiana e del professor senatore Nino Andreatta sui grandi temi dell'economia, ha spaziato su questo bisogno di capire il nuovo e preparare il futuro che è appunto la caratteristica dell'insegnamento di Moro, insegnamento a cui si è richiamato il professor Scaglia nel ripercorrere la storia del centro-sinistra, dicendo in particolare come Moro con flessibilità e conduttività, con capacità di coerenza e di prudenza, ma anche di grande coraggio e di innovazione, seppe offrire a tutta la società italiana una stagione che certo storicamente potrà essere valutata in vario modo, ma che ha rappresentato un arricchimento dei temi di libertà, di democrazia e di sviluppo complessivo del Paese. E su questo terreno si è inserita anche la proposta del vice segretario Scotti per una ripresa di stagione riformatrice da parte della Democrazia Cristiana, mentre Luigi Gui, che fu collaboratore di Moro, ha ricordato come la grande tolleranza e il valore del dialogo di Moro si sposava strettamente ad una capacità di affermazione forte della identità della Democrazia Cristiana. E poi significativo anche oggi l'intervento di Giovanni Moro, il figlio dello statista democristiano scomparso, il quale ha detto che bisogna fare lo sforzo di una ricerca seria per sgomberare Moro dalla quotidianità, dalla pura cronaca e vederlo soprattutto in una prospettiva di valore storico, a partire dallo stesso concetto di democrazia e di Stato democratico che il leader democristiano vedeva come un continuo processo di liberazione. E su questi temi, in fondo, anche l'onorevole Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale Democristiano, ha voluto sottolineare come la statura di Moro, uomo di Stato, di statista, non è per nulla in contraddizione col grande rilievo e significato che Moro ha sempre dato al ruolo dei cattolici nell'impegno politico e alla funzione e alla esperienza insostituibile della Democrazia Cristiana nel processo di rinnovamento del Paese.
Una notizia dal mondo dell'industria. Scatterà il 18 settembre l'operazione che porterà il capitale della Fiat dagli attuali 337 miliardi a 2025 miliardi di lire. È il più grande aumento di capitale mai operato nel nostro paese. Per la prima volta la Fiat ha anche proposto un'operazione straordinaria per agevolare al massimo i piccoli azionisti. Una scossa di terremoto di intensità tra il quarto e il quinto grado della scala Mercalli è stata avvertita questa mattina poco dopo le 7 in alcune città della Liguria e del Piemonte. L'epicentro è stato localizzato in Svizzera. Non sono segnalati danni, solo un po' di paura per chi ha visto muovere i lampadari nei piani più alti delle abitazioni. Ha alimentato solo incertezze e paura tra la gente di Pozzuoli, ha registrato subito una raffica di smentite. È allarmistica e priva di sufficienti motivazioni scientifiche per gli studiosi italiani e per il ministro della Protezione Civile la notizia, peraltro vecchia di 2 mesi ma diffusa solo oggi, secondo la quale, in base a un rapporto del vulcanologo inglese John Guest, redatto per il comando militare britannico, la possibilità di una eruzione a Pozzuoli senza segnali di preavviso avrebbe fatto allontanare dall'area flegrea la comunità britannica. È un documento di scarsissimo peso scientifico, ha dichiarato il ministro Zamberletti, convocando per domani la commissione Grandi Rischi. Normale cambio di residenza per una decina di famiglie inglesi, sostiene il viceconsole a Napoli. Una percentuale bassissima per il comando NATO di Bagnoli sulla già scarsa presenza di inglesi, solo 500 persone, nella zona epicentrale. Parla il professor Giuseppe Luongo, responsabile del sistema di sorveglianza nell'area flegrea. Sono prove allarmistiche e ingiustificate. Diciamo che le valutazioni fatte dal dottor Guest dell'Università di Londra sono interpretate anche in termini più allarmistici di quelli detti dati dal dottor Guest. Quindi io direi che in questo momento non abbiamo segnali tali da scatenare questo allarme, questa preoccupazione nell'area flegrea. È tutto ingiustificato. 20 mesi di emergenza, 162 centimetri il sollevamento del suolo, migliaia di scosse. Pozzuoli chiede comunque certezza. Non è escluso che nei prossimi mesi geofisici e vulcanologi provenienti da tutto il mondo possano fare il punto sull'evoluzione del fenomeno. Ancora cronaca, incidente ferroviario sulla linea Milano-Luino-Bellinzona. Un treno partito dalla stazione di Luino è deragliato dopo aver urtato contro una massa di terriccio che a causa del maltempo era caduta sui binari. Inutile la frenata del conducente, il convoglio è uscito dai binari e ha urtato le pareti di una galleria. Nell'incidente ha perso la vita il capotreno e 5 passeggeri sono rimasti feriti. Il Ministero dell'Interno ha diffuso un primo bilancio sull'andamento del traffico nel periodo che va dal 27 luglio al 4 settembre. Sono stati più di 200 milioni i veicoli che hanno viaggiato sulle nostre strade, con un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 2,4%. Pesante anche quest'anno il bilancio delle vittime. Nel periodo preso in esame sono state 907, più di 22.000 i feriti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, Antonio Costa, arrestato per corruzione, è stato trasferito nel carcere di Tempio Pausania in Sardegna, dal carcere di Tempio Pausania in Sardegna a quello di Siracusa. Non si esclude nelle prossime ore un nuovo interrogatorio del magistrato che per motivi di sicurezza è stato chiuso in cella di isolamento. Proseguono intanto le indagini del giudice istruttore di Caltanissetta, Claudio Locurto, che coordina l'inchiesta. Questa mattina il magistrato è tornato ad Alcamo e a Trapani per chiarire alcuni particolari emersi nelle indagini. I conservatori canadesi hanno travolto i liberali assicurandosi la maggioranza più vistosa della storia del Parlamento di Ottawa, 211 seggi, superiore a quella ottenuta da Diefenbaker nel 58. Dei 282 distretti elettorali, i liberali di John Turner, primo ministro per 68 giorni, succeduto al dimissionario Trudeau, se ne sono assicurati soltanto 40 e i nuovi democratici 31. I sondaggi si sono rivelati portentosamente esatti. Dopo 16 anni di governo dei liberali, il Canada ha voluto cambiare cavallo. Lo ha detto lo stesso Turner, il neo-leader sconfitto, impegnandosi a una veloce e ordinata trasmissione dei poteri. Ha temuto perfino di non essere eletto, come è accaduto a 15 dei 25 membri del suo gabinetto. Ha trionfato l'uomo nuovo, Brian Mulroney, 45 anni, avvocato, uomo d'affari di Montreal, deputato per la prima volta ed eletto leader dei conservatori 15 mesi fa. Il suo programma? Combattere la disoccupazione che è all'11,2%, abbassare i tassi di interesse, rafforzare il dollaro canadese, espandere l'economia, creando un nuovo clima per attrarre investimenti interni e internazionali.
verso gli Stati Uniti saranno allentate le politiche di restrizione che scoraggiano gli investimenti e si cercherà di migliorare le relazioni, ora non proprio eccellenti, fra Ottawa e Washington. Nel Libano non accenna a spegnersi l'ondata di attentati che ancora una volta rischia di compromettere la tregua faticosamente raggiunta con il governo di unità nazionale. L'ex primo ministro Selim El Hoss, attualmente ministro del lavoro, è miracolosamente scampato a un attentato questa mattina mentre si recava alla cerimonia religiosa musulmana che commemora il sacrificio di Abramo. Un'auto imbottita di tritolo è stata fatta esplodere al passaggio del corteo e ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di 30. Selim El Hoss ha riportato solo lievi escoriazioni. Ennesimo colpo di scena in Israele. Sembra ormai cosa fatta il governo di unità nazionale, che sarà guidato per 2 anni dal leader laburista Shimon Peres e per i 2 successivi dall'attuale primo ministro Shamir. I 2 statisti hanno raggiunto oggi un accordo in questo senso, superando gli scogli che nei giorni scorsi avevano fatto temere il naufragio del costituendo governo di unità nazionale. Roma e Londra concordano sulla necessità di rilanciare l'Unione Europea Occidentale, l'UEO, che celebrerà nella capitale italiana in ottobre il suo trentennale. Lo ha dichiarato il nostro ministro della Difesa, Giovanni Spadolini, al termine della visita in Inghilterra che aveva avuto inizio ieri con un primo colloquio alla Lancaster House con il collega britannico Heseltine. I 2 ministri hanno sostato nella sala che si intitola Garibaldi, davanti alla targa che ricorda l'ospitalità accordata nel 1864 dal terzo duca di Sutherland al patriota italiano. Spadolini e Heseltine hanno riconosciuto che l'Unione Europea Occidentale, oltre a rafforzare il pilastro europeo della NATO ed a saldare alla NATO la Francia, fornisce un contesto costruttivo per la realizzazione di diversi importanti progetti di cooperazione. Tali progetti sono stati ulteriormente discussi oggi da Spadolini e Heseltine quando hanno visitato il Salone Internazionale Aerospaziale di Farnborough. Ne ha preso atto con soddisfazione anche il capo del governo conservatore, la signora Thatcher, che ha visitato insieme al nostro ministro della difesa il padiglione italiano a Farnborough. La Thatcher ha poi offerto a Spadolini una colazione di lavoro che si è svolta in un clima di sincera amicizia. Il presidente del Senato Cossiga è partito da Roma diretto a Pechino per una visita ufficiale in Cina. Oltre agli incontri con il presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo e con il vicepresidente Huang Hua, Cossiga avrà colloqui con il primo ministro Zhao Ziang e con il ministro degli esteri. Tragica catena di attentati in Spagna. Il presidente di un'impresa di costruzioni e il capo dell'associazione dirigenti dell'azienda di Siviglia sono stati uccisi e un dirigente della televisione gravemente ferito in 3 diversi attentati terroristici. Gli attentati sarebbero opera del gruppo GRAP, un gruppo rivoluzionario dell'estrema sinistra. Dopo uno degli attacchi terroristici, le forze dell'ordine hanno avuto un conflitto a fuoco con militanti del GRAP. Uno è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Si è conclusa alle 15.38 ora italiana su una pista della base aerea di Edwards in California la prima missione della navetta spaziale americana Discovery, 12ª del programma Shuttle. Vediamo nella fase finale dell'avvicinamento nuvole di fumo prodotte dal dissiparsi del calore accumulatosi sulle pareti dello Shuttle durante l'attraversamento dell'atmosfera terrestre. Ed ecco l'atterraggio alla velocità di circa 370 km orari. A bordo del Discovery 5 uomini e una donna, Judy Resnick. Nel corso della missione sono stati messi in orbita 3 satelliti e svolto un importante esperimento farmaceutico. Un inconveniente ha allarmato negli ultimi giorni l'equipaggio e i tecnici di Houston. Su una fiancata del Discovery si era formato uno strato di ghiaccio proprio sopra il foro di scarico dei servizi igienici di bordo, ostruendolo. L'equipaggio ha dovuto quindi servirsi per le proprie necessità di borse di plastica. Ecco intanto i 6 dell'equipaggio che escono dalla navetta dopo 6 giorni di volo. Il ghiacciolo, che avrebbe potuto costituire un pericolo durante il rientro a terra, è stato alla fine rimosso con l'aiuto del braccio meccanico contenuto nel vano di carico dello shuttle. La missione del Discovery, più volte rinviata per motivi tecnici, si è svolta e conclusa dunque con pieno successo. Brava Claudia Cardinale, ha riscosso molti consensi per la sua interpretazione di Claretta Petacci nel film diretto da Pasquale Squitieri. È ora candidata al Leone d'Oro per la migliore attrice.
mostra è arrivata Claretta. Il film di Pasquale Squittieri, sceneggiato con lo storico Enrico Petacco, è uno dei film più attesi, che incuriosisce non poco e che già prima di essere presentato è polemica. Perché Squittieri ha voluto, dopo 40 anni, raccontare la tragedia di Claretta Petacci, l'amante di Benito Mussolini, duce del fascismo? Ma Claretta è un film che nell'aria da 40 anni, già Duvivier tentò di fare Claretta con Alba Adongo. Un personaggio più cinematografico di Claretta è difficile da trovare sia nella nostra storia sia nella nostra letteratura. Quindi quale occasione migliore da offrire a un'attrice come Claudia in questo momento, e in questo momento anche culturale e politico del paese, di un film simile? Il film di Squittieri rispetta la verità storica, ma insiste sulla strana storia d'amore di una donna che prima amava un mito e poi finisce per amare un uomo, quell'uomo, proprio quando quest'uomo è distrutto, finito, e con lui e per lui sacrificherà la propria vita. Tutto qui. Loro sanno dove è il duce, ne sanno meno di noi. Vieni, torna in auto, andiamo. Ecco, le chance, mi disbarco. Non possiamo restare qua. Lasciami chiedere. Aspetta. Claudia Cardinale è forse alla sua più bella interpretazione e concorre seriamente al premio per la migliore attrice. Stamane Claudia, raffreddata e afona, ci ha detto come ha immaginato la sua Claretta. Prima che io diventassi Claretta, quella donna non aveva volto. Era solo un'immagine sbiadita. Quello che mi interessava di Claretta era l'immagine psicanalitica di questa donna, le lunghe attese, il suo rapporto con Mussolini, le lunghe attese, le telefonate, aspettare la telefonata del duce, questo ruolo da odalisca. Io la guerra non l'ho conosciuta, ero appena nata. Per Claretta invece lei l'ha scoperta all'improvviso e con Mussolini è diventata una specie di rapporto di amore e morte. Io, Claretta, ho cercato di immaginarmela, di rappresentarmela. Io, Claretta, la vedo così, come l'ho immaginata. Passiamo al calcio. L'Avellino ha superato la SPAL per 1-0 nella partita di recupero del penultimo turno di Coppa Italia. Il gol è stato realizzato da Ferroni, un servizio sulla partita sospesa 7 giorni fa per impraticabilità del campo, sarà trasmesso nella rubrica Mercoledì Sport, in onda alle 22.45 a cura del TG1. La trasmissione interamente dedicata al calcio comprenderà anche la cronaca dell'incontro amichevole Fiorentina-Corinthians e i gol delle partite principali di oggi. Domani i giornalisti del TG1 attueranno una giornata di sciopero audio-video. L'assemblea di redazione ha infatti accolto l'invito dell'esecutivo nazionale dei giornalisti radio-televisivi, facendo proprie le motivazioni che hanno portato all'agitazione. In un documento l'organismo sindacale, nel contestare alcune scelte dell'azienda, sollecita il rilancio dell'informazione nel servizio pubblico radio-televisivo, anche in riferimento alla creazione di un monopolio privato. Per concludere vi ricordo le notizie più importanti del nostro giornale. Il ministro del lavoro De Michelis ha consegnato ai sindacati il progetto di riforma delle pensioni, dissensi sull'età pensionabile e sul tetto. La Bulgaria ha concesso la grazia a Paolo Farsetti, da 2 anni in carcere a Sofia dopo la condanna per spionaggio. Lo attende in Italia Gabriella Trevisin, che fu scarcerata nel maggio scorso. Tragico bilancio in Cile delle manifestazioni popolari contro il regime del generale Pinochet, 4 i morti per le violenze dei militari, numerosi gli arresti. Il leader sovietico Chernenko è riapparso in pubblico per una cerimonia al Cremlino. Dalle immagini televisive sembra stanco e ammalato. Infine mostra del cinema di Venezia, Claudia Cardinale, con l'interpretazione di Claretta Petacci, si candida al premio per la migliore attrice. Grazie a tutti per l'ascolto, arrivederci a dopodomani.